Dopo le fatiche delle tre di Los Angeles, che ci ha mostrato numerose nuove IP e anche un assaggio delle nuove console, arriva il momento di pensare all'estate, con le nuove uscite di luglio. Iniziamo proprio dal primo giorno del nuovo mese con un'esclusiva PlayStation 4, che è il nuovo capitolo della saga di Star Ocean, Infinity and Fatelessness. Sviluppato da 3A e distribuito da Square Enix, non localizzato in italiano e completamente in inglese sia nei dialoghi che nei sottotitoli, è il quinto capitolo della saga regolare di Star Ocean, che torna su console dopo 7 anni The Last Hope, arrivato su Xbox 360 nel 2009 e poi nella versione International su PlayStation 3. Vestendo i panni di Fidel, un abile spadaccino, dovrete partire accompagnati dall'amica d'infanzia Miki alla volta delle sconfinate piane di Reslia, che sta per essere colpita da un mistero che vede protagonista la giovanissima Relia, una ragazza che sembra arrivare dallo spazio. La nostra recensione è già online da qualche giorno e disponibile su Spazio Games. Lo stesso giorno di Star Ocean sarà il momento dell'ottavo capitolo delle bizzarre avventure di JoJo, Eyes of Heaven. Sviluppato dai giapponesi di CyberConnect 2 e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, il titolo è disponibile già dal mese di dicembre in terra orientale, ma arriverà soltanto adesso in Europa, con lo stile che ricalca chiaramente il manga ideato da Hirohiko Araki. Ripartendo dagli eventi di Stardust Crusaders, ci ritroveremo in quelli che sono i momenti successivi a quando Yotaro Kujo ha sconfitto il malvagio Dio Brando, salvo lasciarsi cogliere da un'improvvisa scoperta. L'8 luglio sarà il momento di Romance of the Three Kingdoms 13, lo strategico che in Giappone è noto con il nome di Sangokushi 13, che sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC e rappresenta la 13ª iterazione del brand, titolo strategico creato da Koei Tecmo. Già apprezzato da Famitsu, che in terra orientale lo ha accolto con favore, il titolo festeggerà il trentennale del primo capitolo con un rinnovato sistema di combattimento che include anche le battaglie navali e gli assedi alle roccaforti nemiche. Il 12 luglio arriverà su PlayStation 4 e Xbox One il primo titolo pubblicato da GameStop sotto l'etichetta Game Trust. Parliamo di Song of the Deep. Con un progetto targato Insomniac Game ci ritroveremo tra le mani un Metroidvania ambientato sott'acqua, nei panni di una bambina alla ricerca del padre scomparso. Un titolo che lascia presagire uno sviluppo narrativo profondo e un buon gameplay a fargli da corredo. Il 15 luglio Activision pubblicherà il tie-in ufficiale di Ghostbusters, il film firmato da Paul Feig, il reboot al femminile della nota saga creata da Dan Aykroyd. Un action game in terza persona che ci vedrà impegnati a salvare ancora una volta New York dall'invasione fantasma, ripercorrendo l'intera trama che verrà proposta dalla pellicola cinematografica, un ritorno al passato per i tie-in. Lo stesso giorno, su Nintendo 3DS arriverà l'unica release di rilievo di Nintendo questo mese, che porta il nome di Monster Hunter Cross, in occidente localizzato col titolo di Generations. Oltre ai canonici nuovi mostri inseriti, il titolo non va a stravolgere le meccaniche già note, proponendo però una rinnovata gestione dell'equipaggiamento oltre alla modalità cooperativa fino a 4 giocatori. Su Spazio Games potete trovare la nostra intervista al producer Shintaro Kojima. Il 19 luglio, in esclusiva su PlayStation 4, arriverà I Am Setsuna, il nuovo JRPG old school che richiamerà le meccaniche che fecero grande Chrono Trigger su SNES. Distribuito da Koch Media in Italia, vestiremo i panni di Kuon, un mercenario chiamato al difficile compito di uccidere la giovane Setsuna, una ragazza che dovrà arrendersi al suo destino. Chiude il mese un'esclusiva Microsoft We Happy Few, che dopo essere stato mostrato alle 3 arriva subito nelle nostre case e nelle nostre console, chiaramente in esclusiva Xbox One, con un'ambientazione molto vintage e con degli elementi horror che arricchiranno la proposta finale. Un prodotto originale e fuori dal comune che sicuramente colpirà il mercato videoludico. Completamente slegato dalle uscite per console, portatili e PC, arriverà il 16 luglio Pokémon Go, il nuovo titolo sviluppato da Niantic, già autore di Ingress, con la collaborazione di Game Freak. Supportati da Nintendo nella realizzazione di Pokémon Go Plus, un accessorio che aumenterà ancora di più l'esperienza di gioco, Pokémon Go vi permetterà di utilizzare il GPS del vostro smartphone o tablet per poter andare in giro nella vostra città a scovare i Pokémon e catturarli, proprio come accadeva con Ingress, che aveva la possibilità di conquistare e difendere i portali del mondo intero. Luglio, insomma, è un mese che non si fa riconoscere per le tantissime release, ma ci permetterà di passare diverse ore di divertimento con alcuni dei JRPG più lunghi proposti o anche con il nostro smartphone sempre in mano per andare alla ricerca di Pokémon nell'erba alta delle strade vicino casa nostra, così da poter vivere finalmente l'esperienza che fu di Ash Ketchum. Per il resto, vi diamo appuntamento ad agosto con la Gamescom dietro l'angolo e con essa tanti nuovi annunci.